L'origine, proprio l'origine, ero seduto uno scoglio a Cefalù, al mare, e mi sono ritrovato di punto in bianco una trentina, forse più, di pesci morti tra i piedi. Lì mi è venuta l'idea di far qualcosa per i pesci. E lì è nato il concetto del pesce profugo, che il pesce o muore o scappa per salvarsi dal mare talmente inquinato che non riesce più a starci. E lì ho cominciato a costruire le prime fontane, per dargli da bere, che era l'unico modo per salvarlo. Ma è ovvio che è un discorso metaforico. I pesci continuano a morire e nessuno se ne accorge. Allora, la mostra di Palazzo Usani è una conseguenza di altre tre mostre. La prima è stata fatta a Rimini, poi è stata fatta all'Oberdam, qui a Milano. Questa è la terza tappa, poi andrà a Berlino e penso di chiuderla lì. Qui abbiamo avuto il piacere di essere ospitati da questo bellissimo spazio. Ma è, come dire, non c'è un motivo particolare perché è stata fatta qua. Tutto è nato perché l'esercito cosa fa? Difende il nostro territorio, ok? Una volta tanto si è preso la briga di difendere l'arte, che è qualcosa che fa parte del territorio. Ecco perché, visto che qua c'è la sede della NATO, della regione Lombardia, è nato questo progetto. Ma il fine, ricordiamo, è sempre fontane per pesci profughi, cioè il legato. Questi che vedete qua sono bozzetti per future installazioni o sculture vere e proprie, che già abbiamo diversi progetti da fare nella costa adriatica tra Senigallia e Marotta, in quelle nuove rotatorie che ultimamente ne fanno 10 al giorno, in dimensioni reali, cioè stiamo parlando di 4-5 metri, principalmente fatti più con mosaico ceramico e ferri o bronzi. Ma è un valore decorativo estetico perché in piccolo il tessuto si presta, ma poi in realtà in misura reale sarà mosaico ceramico. Cioè i colori che vedete voi sui tessuti saranno ripresi successivamente col mosaico, cementi, pietre e ferri.